Eccoci con Paper Mario e il portale millenario. Siamo nel castello di Grimilda e nella precedente parte Cupaldo si è unito a noi. Ora lo metto. Sì. No, non lo metto perché ci saranno sicuramente nuovi nemici, quindi non ne vale la pena. Oh, oh no! Queste ossa, queste bianche, queste sono del mio babbo. Sì, è il mio papino. Babbo! Ehi, Mario, guarda, ho una lettera fra le mani. Che faccio, la leggo? Certo. E va bene. Dunque, sono venuto fin qui per vincere la dragonessa, ma non riesco più a proseguire. Tuttavia, vorrei lasciare ai posteri un elenco di punti deboli rilevati in Grimilda. Allora, è terrorizzata da chi gracita e ha un nome che inizia per Ra e finisce per Na. Scoiattolo. Inoltre, c'è un oggetto nascosto nel castello in grado di sconfiggerla. Non bastava che mi interrompessero i miei e mia sorella, ora mi deve interrompere pure l'aereo. Ho capito che bisogna trovarlo se là si vuole far fuori. Quando è in pericolo, ha il pessimo vizio di provocare il nemico. Non cedete alle sue sporche provocazioni, non ascoltate le sue ingiurie. Non ho più forze di scrivere questa lettera e gli occhi sono stanchi. Vorrei solo fare un ultimo saluto al mio figliolo Charles. Buona fortuna. Buona fortuna, tesoro. Charles? Non è Cupaldo? Probabilmente Charles fa riferimento a quello del primo Paper Mario. Non lo so. Credo che ci sia un errore. Mi sa che non è il mio babbo. Direi di sì. Beh, forse le ossa del mio babbo sono quelle laggiù. Sempre a fare il pessimista, Cupaldo. Ancora non so se ho sentito l'aeroplano. È stato proprio un suono orrendo. Siete consci di quanto sia in pericolo la vostra vita in questo castello? E volete proseguire lo stesso? Ebbene, sarete degli scheletri anche voi! Oh, caspio! Siete troppo pochi! Cosa vogliono? Ah, mi spingono via, Mario! Cosa facciamo? Non saprei. Basta dare martellate, semplicemente. E raggiungere il boss. Questo qua. Ed è proprio un vero mini boss. Impossibile fuggire da questa battaglia. Analizziamo un po'. Direi di analizzare prima il Q-Boss. Chissà, magari muore subito per qualche misterioso motivo. È un cupo fatto di ossa, chiaro, no? I suoi primi massimi sono 1, la potenza è 2 e la difesa è 1. Attacca lanciando le ossa. Può chiedere rinforzi, per cui consiglierebbe batterli tutti in un colpo solo. Contrattacco non serve molto, come potete vedere. È molto meglio difendersi a mano. Che io manco quello ho fatto. Ok. E adesso direi vediamo. Direi di sprecare un fiore di fuoco. No. Se poi muore quello, meglio metterci davanti Gumbella. Anche se penso che non muoia. È un cuposto rosso, inquietante quel colore. Sui primi massimi sono 5, la potenza è 3, la difesa è 1. Ha una bella potenza. A differenza del normale cuposto, anche se finisce PV, dopo un po' si riprende. Sconfiggi prima gli altri nemici, sarà poi più facile battere il cuposto rosso. Quando i cuposto si sentono in pericolo, chiamano rinforzi, fai attenzione. Quindi penso che lo possiamo usare tranquillamente. E perché non ci servirà con il boss di questa zona. Ovviamente. Già abbiamo fatto un bel po' di cose, di esperienza. Il testato ovviamente, come capite bene, è inutile. Vediamo chi c'è.
Devi attaccare subito perché non so cosa sta arrivando. Infatti era coperta dalla scritta. Vediamo, mazza picchiamolo. Perché ha uno di difesa, quindi gli avrei fatto uno di danno. Almeno gliene facciamo tre. E muore. Oggi ho proprio istinti suicidi, guarda. 19 punti stella. Very, 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 very good. E siamo liberi. E ecco come vedete questi qua prendono vita, questi... Reattivina. Per un po' toglie metà PV al nemico quando attacca. Questo non me la ricordavo, sinceramente. Ho un sole custode, perfetto. Quanti ne abbiamo? Uno per ora. Penso ne avevamo due. O almeno tre, boh. C'è una chiave là sopra. Déjà vu. Déjà vu perché? Non ve lo posso dire purtroppo. Arrangiatevi. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Quindi, questo c'entra qualcosa? Ragioniamo perché non mi ricordo. Questo sale? Ci sono. Ok, ci sono. Questo attiviamo. Allora. Ecco, ho sbagliato. Scendi. Ecco. Avete già capito sicuramente, se no siete nabbi. Ecco qua. Una scheggia stella, se non sbaglio. Esattamente. E ora come proseguiamo? Ok, ci sono. Salta. Perfetto. Ora. Ora come prima. Ora come prima, un corno. Devo far riscendere questa. Oh mio Dio, come devo fare? Aspettate un momento. No. Sbagliato ora. Non lo devo cliccare. Annullati. Ok, deve stare giù. Seguitemi attentamente. Se avete un deficit intellettivo come Andy Copellino. No, scherzo. Ecco, ho sbagliato. Allora, ricapitolando. Questo deve stare giù e Cupaldo lo deve colpire. Ci siamo? Sì, ci siamo. Questo deve stare giù pure. E deve rimanerci. E non devo perdere tempo, devo saltare. Ok, ci siamo. Ci siamo. Un corno. Come cavolo salgo là? Come cavolo salgo? Non ci posso arrivare mai. O almeno per il momento. Ecco. Ma intanto colpiamo questo. Poi ci pensiamo con la scheggia stella. Va bene. Ora cerchiamo di rifarlo. No. Devo riportarlo indietro. Giù. Ok. No, non ci arriva. Non ci arriva proprio. Ok, ci siamo. Perfetto. Se là c'era qualcosa... Non c'era niente.
È impossibile che ci siano più di due schegge stelle così velocemente. O almeno secondo me. Ok. Chiave del castello. Chiave che apre la porta del castello di Grimhilde. Piuttosto ovvio. Sali. Te lo ordino. Ok. Che dite, ricontrollo? Ricontrollo, dai. Ok, velocizzo, vedremo. Campione nazionale del salto in lungo, no fuck. Pazienza, devi avere pazienza, Dani, devi avere pazienza. Fottuto da sta pane. Sì. Se non c'era niente mi trucido. Ok, ci vediamo nell'oltretomba. Il 100% lo desidera questo. Serve tutto per il 100%. Non voglio rimandare niente per il 100%. Ok. Non salvo perché non ho voglia. Già qua suppongo cosa si deve fare. Piuttosto elementare. Allora, questa distanza può andare bene. Ok. Ecco, ora non possiamo fare niente. Come vedete qua non si può fare niente perché è bloccato. O almeno per adesso. Possiamo cadere da qua? No, dobbiamo farci tutta la strada. Ok, andiamo di qua. Là in quel buco c'era qualcosa? No. Ok. Qua c'è una palla per qualche misterioso motivo. Che ne so, magari era un catenaccio un tempo. Ora è defunto. Ora i Goomba ci danno un punto esperienza. Quanto pare sì. A quanto pare sì. Ora c'è l'FX molto utile. C'è qualcosa che devo fare? Sì, è a tempo limitato. Ma qua si passa, non si passa. Ah, ecco. Un altro di quegli scrigni. Porterà buono. Io dubito, e voi? Oh, quanto tempo che non si vedevano dei visitatori da queste parti. Eh? Come dici? Credi essere l'eroe leggendario perché riesci a sentire la mia voce? Ti sbagli, giovanotto. Riesci a sentirmi chiunque. Chi ti ha raccontato questa storiella che è ingenuo? Oh, ciancia a parte, dammi una mano ad uscire da questo forziere, amico. Sono ricoperto di ragnatela a forza di stare qui dentro. Su, trova la chiave e tirami fuori di qui. Come dici? Che se apri il forziere cadrà su di te una maledizione? E chi è quell'essere malvagio che farebbe una cosa simile? Niente panico, ragazzo. Io di certo non ti maledirò se mi ridai la libertà, questo è sicuro. Se tu aiuti me, io aiuterò te. La vita è uno scambio, un dare e avere. Beh, non voglio forzarti, se hai voglia, trovo la chiave e apri il forziere. È obbligatorio. Grazie al cazzo. Questa stanza. Ehi Mario, guarda là. Baccalà. Oh, aiuto, presto, fuggiamo. E abbiamo il cronometro. Ditemi se c'è qualcosa di più stressante di avere il cronometro.
E abbiamo un labirinto bello e buono, cavolo! Non voglio perdere! Ecco, ora sbaglio. No, 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 è finita, è finita, è finita, è finita! È finita! No! Porco Andy, porco Andy! Ce la faccio, 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 ce la faccio! Non trovo più la strada! Sono salvo. Fiu, ce l'abbiamo fatta! Beh, portiamo la chiave al tipo strambo, chiuso nel forziere. Oh, oh, hai con te la chiave! Grazie, amico! Ecco lei. Wow! Imbecille! Si cadute in treno in via moscioso. E questo castello, via di trappole, sarà la tua tomba. Morirai con un cane, questo è il tuo destino. Ti leggerò una lezione per contro gli occhi. Anatema! Ragazzo, ti andrò giù su, propone una bella maledizione. Questa è ancora peggio di quella del precedente. Rende più sante l'aereo, il tuo corpo si appiattirà. Wow, che orrore, eh? Ti voglio vedere, sì, gli altri con un foglio. Su, premi più sante l'aereo. Wow, oh, oh, che te ne pare? Se premi l'aereo ti appiattisci, beh, ti vergogni, vero? Vero, Nemo, hai capito che cos'è questa maledizione? Pezzo di sterco al forno con le patatine fritte. Ci ha fatto diventare dei fogli inutili come chissà che cosa. Noi adesso siamo soltanto dei pezzi di carta. Vabbè, Paper Mario. Tessera imitazione A. Quando Mario attacca, gracita come uno scoiattolo. Interessante, vero? Un tavolo. Ok. Torniamo sui nostri passi. Abbiamo un bel po' di cose da prendere. Un corno, veramente abbiamo soltanto una chiave da prendere. Questi si rompono con il super martello, se non sbaglio. Penso di non sbagliare. Quelli grandi grigi si abbattono con l'ultra martello. Sì, con l'ultra martello. Penso di sì. Ok, andiamo di qua e passiamo tra le celle. Ecco qua la chiave. Chiave che apre una porta ai castelli Grimilde. Scheggistella? No. Diciamo, torniamo un po' indietro e concludiamo. No, no. Abbiamo preso tutto per ora. Beh, vediamo cosa c'è un po' più avanti e vediamo se andare avanti o meno. Penso di no, perché forse la prossima stanza c'è qualcosa di un po' per di tempo. Se è quella cosa che penso, sì. Credo. Vabbè, in qualunque caso siamo già a 22 minuti e qualcosa, però penso che ne verrà qualcosa di 20 minuti per via delle velocizzazioni, quindi... alla prossima parte di Paper Mario il portale millenario.